Sì, vabbè, mettetevi così. Buongiorno a tutti. Ecco, dopo circa 3 anni di servizio al Comando Provinciale di Reggio Calabria, perché il periodo è proprio questo, ho assunto il comando il 21 settembre del 2009, lascio domani mattina Reggio Calabria per Roma, dove sono stato destinato all'incarico di vicecomandante del raggruppamento operativo speciale. Io vi ho convocato per salutarvi, ovviamente, per salutare attraverso voi tutta la collettività e la popolazione della città di Reggio Calabria e della provincia di Reggio Calabria, e ho in animo di fare dei ringraziamenti. Allora, innanzitutto il ringraziamento alla stampa per l'opera che ha svolto in questi anni, per la vicinanza dimostrata all'istituzione, perché noi siamo molto sensibili. Io ho anche detto questo nel mio ultimo intervento alla celebrazione dell'annuale dell'arma, e siamo molto attenti a ciò che la stampa fa per noi, perché è il modo per far conoscere alla collettività, alla popolazione, l'impegno dell'arma e lo sforzo che l'arma produce e che necessariamente deve conoscere l'opinione pubblica. Quindi quello che scrivete voi è quello che l'opinione pubblica sa di noi, questo è, attraverso i vostri articoli la cittadinanza viene a conoscenza del lavoro che svolge l'arma. E questo è il primo ringraziamento che mi sento di fare, anche perché ci siamo visti spessissimo qua in questi 3 anni, abbiamo tante volte fatto conferenze stampa, ci siamo visti anche in altre occasioni, nelle occasioni di cerimonie, di ricorrenze, e tutte le volte devo dire ho trovato una pronta risposta in voi giornalisti, e di questo vi sono grato. Quando mi sono insediato qui facemmo l'incontro con la stampa, poi in questa stanza, non mi ricordo la data, ma poteva essere il 22 o il 23 di settembre, dopo un paio di giorni, e io vi chiesi, dicevo, tutti i risultati che arriveranno, all'epoca dissi spero di poter dare risposte adeguate, ma vi chiedo di non ascriverli a me ma all'intero comando provinciale. Io vi dissi questo, e oggi voglio ribadirlo, che i grandi risultati ottenuti dal comando provinciale e dall'arma, quindi nella provincia, sono il risultato di tutti i carabinieri della provincia, non è il risultato del colonnello Pasquale Angelo Santo, che sono stato comandante provinciale per 3 anni, ho avuto la fortuna di essere stato individuato, poi il privilegio di reggere questo comando e l'onore di comandare questi uomini. E tutto questo è stato possibile anche perché il comando provinciale è stato ottimamente supportato e seguito dalla linea gerarchica, che ha condiviso la nostra impostazione, il nostro lavoro, e quindi questa è l'occasione per me per ringraziare pubblicamente i comandanti che si sono avvicendati nella linea, quindi a partire dai comandanti delle legioni, il generale Marcello Mazzuca e il generale Adelmolusi, e all'interregionale ho avuto 3 comandanti interregionali, il generale Stefano Orlando, il generale Lucio Nobili e l'attuale comandante generale Leonardo Lesso, e ovviamente il nostro comandante generale per tutte le attenzioni poste all'arma della provincia. I risultati arrivano per questa ragione, perché c'è tutta la linea che è da una stessa parte. Poi ringrazio la magistratura per quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, noi siamo stati vicinissimi alla magistratura, sono stati 3 anni anche intensi, problematici per certi aspetti, e quindi qua ringrazio il procuratore Pignatone per tutto quello che ha fatto in questa provincia, l'attuale procuratore facente funzione dottor Sferlazza per questo periodo, e gli aggiunti Pressipino e Gratteri. Un ringraziamento al procuratore generale che noi abbiamo
come dire, seguito in tutte le sue vicissitudini, i problemi che ci sono stati. Le autorità della provincia, e in particolare i prefetti, io ho avuto pure la fortuna e l'onore di lavorare con 3 prefetti, il prefetto Musolini, il prefetto Varratta, il prefetto Piscitelli. E i questori che si sono avvicendati, Carmelo Casabona e Guido Longo, l'elenco è lungo, i comandanti della Guardia di Finanza, Alberto Reda e Cosimo di Gesù. E al mio successore auguro buon lavoro, si chiama Lorenzo Falferi, viene da Milano. Falferi viene da Milano, poi anche lui si presenterà ovviamente alla stampa come ho fatto io. A lui auguro buon lavoro e di raccogliere i risultati come è toccato raccoglierli a me. E io vi ho preparato un elaborato che, torno a ripetere, l'ho detto in premessa, non è per esaltare il lavoro che ho fatto io, perché io ho diretto e ho comandato questi uomini, i risultati sono di tutto il comando provinciale, e la cosa che mi interessa evidenziare qua in questa sede, in questa conferenza, è che questo modello che noi abbiamo applicato, questo modello organizzativo che ha poi ci ha consentito di individuare queste linee di azione prioritarie, cos'è, queste direttrici operative, e che sono le 4 direttrici sulle quali ci siamo mossi, cioè la disarticolazione delle strutture militari, la ricerca dei latitanti, l'interruzione delle attività delittuose e il sequestro delle ricchezze illecitamente accumulate. Ecco, queste quattro linee di azione, questi quattro grandi obiettivi, diciamo così, sono stati conseguiti con i risultati che nelle pagine sono elencati. Quindi io ve li ho riepilogati per una questione di comodità, perché voi sapete tutto, quindi voglio dire, conoscete tutte le cose che noi abbiamo fatto. Vi consegno questo lavoro che testimonia, che evidenzia lo sforzo che l'ARMA ha prodotto in questa provincia. Per ultimo, saluto tutta la popolazione di Reggio Calabria, tutta la collettività della provincia, veramente tutti, e vado via con commozione, e io vado via, come dissi all'inizio, da cittadino di Reggio Calabria, perché io sono stato a Reggio Calabria residente anche con l'iscrizione all'anagrafe Regina, unitamente alla mia famiglia, e me ne vado via da Reggio lasciando, cioè così, oggi posso dire la mia città. Grazie a voi della presenza, e non ve ne andate perché abbiamo previsto anche un brindisi di saluto, un aperitivo di saluto. Grazie.